85%. Ma do il benvenuto a Pier Mattia Menon, Financial Analyst di Consultic. Buongiorno e bentrovato alle Fonti TV. Buongiorno a voi. Allora, ci stiamo avvicinando, diciamo, alla fine dell'epoca dei tassi bassi. Ormai le indicazioni che provengono da tutti i principali governatori delle banche centrali sono quasi univoche, una sola voce, appunto quella del rialzo dei tassi di interesse, il volgere alla fine di questa politica monetaria espansiva. Che cosa cambia soprattutto sui portafogli di investimento? Sì, per noi che abbiamo un'ottica di medio periodo, questo è stato un problema fin dall'inizio dell'anno. In sostanza quello che abbiamo fatto è cambiare l'approccio asset class obbligazionaria, adottando strategie di tipo flessibile in luogo di strategie, diciamo, long only, quindi esposizione a rischio tasso in maniera classica. Inoltre, da inizio dell'anno è andato molto bene il settore corporate, con diminuzioni degli spread di credito molto importanti, quindi fino a questo punto abbiamo cavalcato quest'onda, diciamo, riduzione degli spread sul segmento high yield globale europeo, insomma. Però, come dicevo, appunto, l'ultimo periodo investire in maniera tradizionale attraverso un'esposizione long al rischio tasso, ma bisogna adottare delle strategie di tipo flessibile o alternativo, in modo da non essere troppo esposti al rischio di rialzo dei tassi, ma continuare comunque a generare dei rendimenti fogli dei clienti. Che intende con strategie flessibili? Con strategie flessibili intendo da una parte una serie di gestori, quindi fondi di investimento sostanzialmente, che sull'ambito obbligazionario per esempio adottano coperture della duration attraverso derivati o si espongono direttamente a rischio di credito tramite CDS, o comunque dei gestori che sappiano ridurre l'esposizione a rischio tasso andando dinamicamente a scegliere quelli che sono i segmenti a cui esporsi in maniera appunto flessibile. Dall'altra parte c'è anche una serie di strategie più alternative del tipo long short credit oppure debt arbitrage, che quindi rientrano proprio tra quegli strumenti UCITS alternative che hanno strategie non direzionali verso le asset class, ma sono quindi appunto strategie complesse alternative. C'è stato un cambio anche dal punto di vista azionario? E nell'ultimo periodo, proprio la settimana scorsa, abbiamo deciso una riduzione dell'esposizione azionaria perché già da diversi mesi stavamo valutando come eccessiva il multiplo di quotazione, quindi le azioni sostanzialmente erano care, specialmente in America. Sono tuttora abbastanza care, insomma, e quindi la settimana scorsa, dopo che abbiamo visto i primi cedimenti sul lato dei titoli tecnologici, abbiamo deciso per un taglio, quindi il passaggio ad underweight sull'azionario globale in maniera abbastanza netta, anche se comunque abbiamo ancora dei margini di riduzione rispetto ai nostri portafogli, ai nostri limiti di portafoglio, insomma. E inoltre, parallelamente, abbiamo deciso di coprire il rischio valutario perché valutiamo come abbastanza preoccupanti gli ultimi movimenti di rafforzamento dell'euro nei confronti del dollaro, specialmente nell'ultima settimana. Preoccupanti in che senso? Nel senso che ci stiamo avvicinando, ci stiamo portando verso i 15, e una rottura a rialzo di questa quota per noi potrebbe voler dire un trend di più lungo periodo, quindi un rafforzamento dell'euro di lungo periodo ovviamente fa soffrire le esposizioni globali, che sono chiaramente per il 60% in dollari. Ho capito. Non avete previsto invece uno spostamento più consistente verso l'azionario europeo? Allora, già all'inizio dell'anno avevamo fatto un'operazione del genere, vedevamo come più chip
reazionario europeo e quindi ci eravamo spostati in quel senso. Il problema è che per esperienza, se ci sono delle correzioni o incomincia da un trend, purtroppo l'azionario europeo tende sempre a fare peggio dell'azionario americano, quindi in questo senso non abbiamo fatto grosse movimentazioni. Chiaro. È d'accordo con l'analisi di alcuni secondo i quali l'avvio appunto dell'epoca di rialzo dei tassi di interesse sta portando a ribasso anche le quotazioni dell'oro? E sì, sembra che stia succedendo questo, è anche abbastanza comprensibile a livello macroeconomico, insomma, però bisogna sempre vedere che cosa succede alle asset class tradizionali, nel senso che abbiamo visto un obbligazionario che fino allo scorso anno ha spinto moltissimo in termini di riduzione dei tassi e all'inizio di quest'anno ha spinto moltissimo in termini di riduzione degli spread. Fino a questo momento, e l'azionario ha corso moltissimo fino adesso, sta incominciando a dare forse qualche segnale di cedimento sui trend positivi. Nel caso dovessero venire delle forti correzioni sui mercati, ovviamente nel breve periodo l'asset class delle commodities potrebbe un po', specialmente i metalli preziosi, ovviamente riprendere un po' di fiato, diciamo. Ecco, a questi livelli di prezzi conviene comunque tenerlo in portafoglio l'oro come bene di rifugio. Allora, in questo momento noi non l'abbiamo in portafoglio. Perché nel breve periodo non abbiamo segnali di fortissime correzioni, però chiaramente nel caso questo rischio diventasse più importante sarebbe da valutare il suo inserimento in quanto quantomeno stabilizza il portafoglio in un'ottica appunto di gestione del portafoglio. Va bene, grazie, la ringrazio di essere stata con noi e ci sentiamo domani. Grazie a voi. Grazie, buona giornata.